cinema in corso in questi giorni nella capitale punta su ogni genere di stravaganze. Vediamo che cosa è successo oggi sulle passerelle dell'alta moda. Frustino in mano, stivaloni alla D'Artagnan, mantello di velluto nero sulla tuta di pizzo trasparente. Ilona Staller, alias Cicciolina, sembra l'eroina di un film di cappa e spada. A volerla in passerella è l'enfant terrible di casa Agnelli, ovvero Egon Fürstenberg, il principe stilista che, seguendo un filone molto in voga, più che vestiti propone costumi ispirati alle nobildonne del XVI secolo. Decisamente più ambiguo il personaggio scelto da Lorenzo Riva, Eva Robbins nel ruolo di Mangiauomini. Ma girovagando fra i backstage della kermesse di alta moda romana siamo colpiti da uno stuolo di modelle calve. Chi vi ha conciato così e perché, chiediamo? Sorpresa, rispondono. Perché? Non le piace? A volerle così per rappresentare le creature di Atlantide, misterioso regno inghiottito dagli abissi, è Anton Giulio Grande, stilista calabrese di 25 anni, al suo debutto nell'alta moda. E per la verità, a guardare in passerella queste teste rasate su cui spiccono i simboli magici e gli abiti sensualissimi e trasparenti, il contrasto è un bel colpo d'occhio.